Maurizio Zaccaro, allora, hai diretto questo film Rai Fernanda, quindi innanzitutto per gli spettatori che magari non la conoscessero raccontiamo chi era Fernanda Wittekens. Ma raccontare la storia di Fernanda Wittekens devo premettere che non è stato semplice, innanzitutto perché sì, ci sono delle fonti anche importanti alle quali noi abbiamo attinto. Per esempio c'è un libro di Giovanna Gines che è la sua storica da tempo, che è La Lodola, dove lei ha raccontato un po' tutta la vicenda dall'inizio, ma per quanto riguarda poi le sfumature, le amicizie, i sentimenti, l'aspetto più familiare, di quello si sa poco e nulla, ma noi eravamo un po' obbligati a mettere in scena anche queste cose per fare un percorso da quando Fernanda era piccola a quando Fernanda poi diventa la prima donna in Italia a fare la sovrintendente di un'istituzione così importante come la Pinacoteca di Brera a Milano, cosa che non era mai successa. All'epoca stiamo parlando degli anni 30, stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale in pratica, no? E quindi le donne a quell'epoca non potevano minimamente accedere a quei ruoli di direzione, soprattutto anche artistica, così importante. E lei ci arrivò tramite un percorso che è quello che a Milano chiamano, ma anche in tutta Italia, la gavetta, diciamo, no? Cioè facendosi assumere come operaia ventizia all'inizio dal sovrintendente che si chiamava Ettore Modigliani, e poi affiancando lui nel suo percorso, e quando Modigliani venne estromesso appunto dalla sua direzione per colpa delle leggi razziali, lei prese il suo posto, vinse un concorso, perché non è che andò automaticamente a fare la direttrice, vinse un concorso e venne nominata, contro anche pareri opposti, a sovrintendente. Da quel momento comincia un po' la sua vicenda per tutelare le opere d'arte che il museo contiene, per mettere al riparo dai bombardamenti anglo-americani, soprattutto quelli dell'agosto del 1943, e portando appunto i quadri verso le cascine lombarde al riparo da questi bombardamenti. È chiaro che dietro i quadri, dietro le casse che venivano caricate sui camion, c'erano anche delle famiglie di ebrei che lei così aiutava a varcare il confine con la Svizzera, e ne ha salvati parecchi, e per questa ragione è stata poi nominata giusta fra le nazioni nel 2014, ma nel 2014, quindi sono passati 70 anni da quando lei compì queste azioni, capisci? Ce n'è voluto del tempo. Io meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Devo dire che sono molto felice di aver raccontato questa storia. Una cosa invece che mi ha colpito del film è la tanta storia dell'arte anche di cui è intriso, che è anche un po', visto che siamo su Rai 1, anche un po' una funzione educativa verso il pubblico, che insomma ripassare o scoprire alcuni aspetti di storia dell'arte non fa mai male, no? Sì, come diceva Fernanda, è una funzione salvifica più che educativa, nel senso che tu attraverso l'arte riesci a salvare quella che è proprio l'umanità dal disastro. E vedi un po', per me è un film molto attuale questo, no? Perché vedi il momento in cui spostiamo carri armati a destra, a manca, li portiamo dall'altra parte dell'ex cortina di ferro, diciamo. E quindi siamo a quei famosi 60 secondi dall'apocalisse, come quell'orologio che hanno detto l'altro giorno. Io vedo questa storia molto legata alla nostra vita di oggi, quello che è successo ieri con quello che succede oggi, ma non solo. Abbiamo impiegato tanto tempo a fare questo film, io sono felice di averlo fatto in questo momento, perché non è solo una storia appunto che l'arte è salvifica, che l'arte serve, la bellezza serve, la cultura serve, non è solo quello. Sono felice perché è una storia tutta femminile. Difficilmente uno riesce a raccontare oggi una storia, perché non è solo la storia di Fernanda Wittekens, ma di tutte le altre donne che hanno aiutato Fernanda Wittekens a compiere quello che lei ha fatto, perché non è che uno si metta a salvare quadri di ebrei da sola. Quindi vuol dire che dietro Fernanda c'era un'organizzazione ben delineata, tant'è che quando vennero scoperte queste donne, processate, i giornalisti cominciarono a intitolare a grandi caratteri cubitali sui giornali: comincia il processo alle dame. Ecco, quindi già questo titolo significa molto, vuol dire che Fernanda non era sola e con lei c'erano tutte queste figure che l'aiutavano. Ecco, ma come mai questa scelta poi di interrompere proprio in quel momento, quindi non far vedere tutta la parte eventualmente processuale, questa che hai appena citato, quindi fermarsi lì? Ma noi ci fermiamo su questa, perché tu poni una bellissima domanda, fra l'altro, anche importante, perché
magari è stata una scelta di sceneggiatura, no, diciamo, di montaggio, che, no, di, no, potevamo andare avanti a raccontare anche quella che poi dopo divenne la piccola Brera, il sogno della sua vita, ricostruire Brera dai bombardamenti, ma noi ci siamo mossi nell'ambito di un budget e nell'ambito di quel budget lì avevamo a disposizione tot minuti per raccontare questa storia. Ed è chiaro che il resto, forse facciamo, che ne so, un'altra puntata. Fernanda 2, la vendetta. So. Sì, è tutto ambientato negli anni 50, non lo so, quello sarebbe bellissimo da fare, per dirti, no? Non so, magari sai, i sogni si avverano, come si è avverato il fatto che questa premonizione di Fernanda, perché quella è anche bella e divertente, questa cosa che il padre la portava a Brera quando lei era una bambina di 8 anni, le faceva vedere il Cristo morto di Mantegna, le faceva vedere la predica di San Marco di Bellini, Giambellino, no? E quindi era già una bambina portata a qualcosa, ma per me questa cosa era appunto una premonizione, perché chi va dentro Brera a 8 anni e poi diventa sovrintendente di Brera, se non è una premonizione non so che cos'è, capisci? Questa cosa, su questa cosa ci ho girato attorno parecchio in sceneggiatura e abbiamo costruito questo, diciamo, lungo prologo, no? Che è la sua infanzia, che per me è molto anche divertente perché aveva una famiglia numerosa, lei non era una figlia unica, aveva 7 fratelli, aveva una vita complessa anche dal punto di vista familiare, perché poi il padre era morto subito, il fratello anche, queste cose andavano un po' raccontate. E quindi mi sono trovato, ecco perché poi dopo alla fine siamo arrivati, come dici te, col fiato corto no? Però penso che drammaturgicamente parlando la storia sia equilibrata, perché noi la portiamo fino a un certo punto dove lei fa la somma di tutto il suo percorso scrivendo questa bellissima lettera alla madre, dove dice che lei è fatta così, che il suo cuore sente così, che non poteva agire altrimenti che così. E tra l'altro anche un notevole impegno a livello di effetti visivi, perché ovviamente avete dovuto pure lì, insomma, ricostruire un po'. Quello è stata la scommessa di questo film, perché sai, è facile dire oggi risolviamo tutto col digitale, ma il digitale ha un suo costo e soprattutto ha un suo tempo di realizzazione, quindi voglio dire, con i soldi che ne so, di Pinocchio, di Del Toro, con i soldi nostri Del Toro fa i titoli, ecco, in questo senso, però diciamo che il digitale in questo caso ci ha aiutato, perché ricostruire Milano per quello che era, bombardata nel 43, infatti ci siamo appoggiati a dei materiali di repertorio sostenuti da lei, che recita, diciamo così, una bellissima poesia di Salvatore Quasimodo. Senti, e poi due parole sui tuoi protagonisti, su Matilde e Edoardo. Ma diciamo che non sono solo loro due, ma ho avuto la fortuna in questo caso di incontrare tanti attori che mi hanno così sostenuto su questo progetto. Matilde è stata straordinaria, è la prima volta che lei interpreta un ruolo così importante, è la prima volta che sulle sue spalle viene caricato un intero film. Questo succede agli attori quando sono dei protagonisti tout court, quando sono dei veri protagonisti, allora uno gli appoggia il film sulle spalle. Appoggiare un film sulle spalle dell'attore vuol dire vederlo in scena su tutte le scene dall'inizio alla fine. E questa è una scommessa, capisci? Anche per una ragazza così giovane, ma è talmente dotata di un talento puro, così ancora intatto, così non inquinato, così non corrotto, che secondo me Matilde ha un futuro veramente radioso davanti a sé. La stessa cosa vale per Edoardo Valdarnini, che è il suo coprotagonista, è il personaggio praticamente che noi ci siamo un po' creati, perché non sapevamo nulla di questo personaggio nella storia reale, però avevamo bisogno assolutamente di creare un personaggio a sostegno delle azioni di Matilde e soprattutto un personaggio un po' così, che non sapeva il valore dell'arte, che non sa niente di queste cose, che non sa neanche chi ha dipinto quel quadro, ma è un operaio di Brera abituato a spostare quadri, pulire le cornici, poi per lui sono croste. E allora lei lentamente gli spiega il valore. Soprattutto la sorpresa di, devo dire, c'è un po' un mezzo spoiler, ma va bene. Una storia d'amore in realtà strozzata, una storia, cioè uno si aspetterebbe invece puntini. Una volta tanto ci siamo riusciti a strozzarla. No, vabbè, anche no, questo è un colpo di scena. No, ma anche perché noi, vedi, è strozzata perché noi non sappiamo. Cioè è strozzata, come dici te giustamente, è una parola giusta, nel rispetto della storia di Fernanda, perché noi non sappiamo cosa è successo a Fernanda, come ti avevo anticipato prima, nella realtà. Di conseguenza, perché ci dobbiamo inventare delle storie, no, che poi magari non sono reali?
Ecco, quindi nel rispetto l'abbiamo strozzata, come dici te, c'è un avvicinamento e poi c'è un allontanamento. E quindi che cosa speri che il pubblico apprezzi del tuo film in particolare? Apprezzo il fatto che è un film al femminile, quindi è un film che io dedico a tutte le donne, non solo d'Italia, ma a tutte siamo le donne. Siamo in periodo di donne strong, diciamo così, siamo, di, sì, no, di racconti di oggi, donne. E oggi ci sono tante donne che dirigono musei, che dirigono situazioni culturali importanti, no? E, di conseguenza a loro io personalmente dedico questo film. E per chiudere, qual è il tuo prossimo progetto? Andare in pensione? Penso. No, è presto, non c'hai l'età della pensione, dai. Che cosa vorrei, che, oppure cosa ti piacerebbe fare? Magari un produttore all'ascolto. Non lo so, ti chiama. Ho recentemente pubblicato questo libro per Vallecchi che si intitola Sotto il sole, che è un titolo che ha preso un po' dall'Ecclesiaste, dalla Bibbia, dove sotto il sole i morti non hanno più nulla da dire, da chiedere, no? E sono 12 racconti un po' così, non dico gotici, ma 12 racconti che potrebbero ispirare una serie antologica. Un ritorno all'horror? Ma non è horror, no, perché non sono horror, non sono fantasmi, però sono fantasmi moderni che possono aiutare chi vive a vivere meglio, capisci? Sì. A farsi una ragione che quando tu finisci una vita non è solo finita, ma potrebbe continuare altrove. Lo stesso vale per gli animali, perché il sottotitolo è Storie di uomini, animali e ombre. Beh, un gotico, una serie gotica sarebbe veramente, diciamo, un po' la chiusura del cerchio, no? Dopodiché, esatto. Abbiamo iniziato con Dove comincia la notte, finiamo con dopo guarda, puoi andare in pensione. È una situazione vuoi. Che mi piacerebbe proprio proporre, quella lì, ma attualmente è un libro. Quindi, non lo so, dobbiamo rielaborarlo, ripensarlo, però sono quelle storie che forse potrebbero funzionare, soprattutto anche se questa è dedicata a Fernanda, alle donne, quella potrebbe essere dedicata ai giovani, ai ragazzi. E quindi produttori all'ascolto, Mauri, e anche spettatori, leggete il libro di Maurizio e magari Sotto il sole. Vi viene qualche spunto, eh? E magari chissà. No, ma lo stiamo rielaborando grazie alla collaborazione di Pier Giorgio Paterlini, che è un grandissimo scrittore. Abbiamo messo giù un concept che adesso fra poco faremo girare. Ma con tutte le piattaforme qualcosa secondo me ci scappa. Noi te lo auguriamo assolutamente. Grazie. Anche perché grazie. Essendo uno bravo a girare, secondo me verrebbe fuori una cosa fatta molto bene. Grazie. E allora diamo l'appuntamento finale per gli spettatori. A martedì 31 gennaio alle 21:25. Anche se abbiamo una concorrenza agguerrita fra partite e politica, però Fernanda Wittgens, secondo me, merita di essere visto. Dove la vediamo? Su Rai 1. Oppure su Rai Play. Perché la piattaforma c'è anche qui, ricordiamo. Va bene, allora grazie, Maurizio, grazie e complimenti. Grazie.